Buongiorno signori, eccoci qui. Oggi faremo una bellissima ricetta, fresca, divertente e dinamica. È una sfera di vitellone, proprio con degli ingredienti inusuali, ma comunque resi perfetti da un equilibrio del gusto della carne, della delicatezza della salsa tonnata che faremo. Quindi passiamo a dire che è una sfera di vitellone con salsa delicata e mozzarella. Gli ingredienti per 4 persone sono filetto di vitellone 150 g, mozzarella di bufala 100 g, insalatina misticanze 50 g, maionese 100 g, tonno sott'olio 50 g, panna fresca 50 g, yogurt magro 10 g, capperi 10 g, melanzane 50 g, erba cipollina quanto basta, olio, sale e pepe quanto basta. Ora procediamo alla nostra preparazione della sfera di vitellone. Quindi melanzana, tagliamo proprio a fettine la melanzana, poi faremo dei cubetti leggermente grossolani, un filo di olio qui nella nostra padella preriscaldata prima. Ok, nel frattempo noi cominciamo a preparare la nostra sfera. Come vedete qui abbiamo scelto proprio un pezzo di filetto di vitellone razza Chianina, perché siccome è una rivisitazione, è un modo di pensare un carpaccio, quindi pensate che ci vuole un bel pezzo di carne, molto saporito, e noi l'abbiamo scelto, filetto di vitellone Chianina. Quindi scordoniamo leggermente, quindi poi andiamo a tagliare proprio fettine abbastanza sottili. Come vedete, pochissime venature, molto magra e comunque gustosa, perché il filetto e il modo in cui noi andremo a preparare questa nostra ricetta, c'è bisogno proprio di avere una carne leggermente magra. Ora noi abbiamo passato le melanzane in questo modo qui, quindi noi andiamo ad abbassare la nostra pentola e li lasciamo leggermente appassire ancora dentro così. Allora noi andiamo a mettere un filo di olio all'interno di questa ciotola a forma di sfera e andiamo proprio a ungere per bene tutti i lati, vedete? Così poi dopo noi andiamo a metterci il nostro filetto di vitellone razza Chianina all'interno, vedete? Andiamo a camiciare, si chiama questa operazione. Come vedete, piano piano noi andiamo a far aderire bene il tutto e adesso in questo caso ci mettiamo un filo di sale, un giro di pepe. Perfetto. Adesso noi andiamo a comporre la nostra insalatina, il ripieno di questa sfera di vitellone. Quindi allora abbiamo misticanze, insalatine, poi rucola, tagliamo il nostro pomodorino, andiamo a comporre proprio un ripieno ma fresco. Adesso io metto le melanzane dentro così e diamo una miscelata all'insieme di tutto. Quindi ecco, qui ci sono tre consistenze diverse: il pomodoro, la melanzana e le insalatine. Un filo di olio, pochissimo sale, pepe, e adesso noi andiamo a farcire l'interno della nostra sfera di vitellone. Pressiamo leggermente l'interno e prendiamo la mozzarella, andiamo a chiudere in questo modo qua, andiamo a sigillare per bene il tutto e adesso la mettiamo in frigorifero e la lasciamo riposare per un'oretta circa. Ora stempriamo leggermente il tonno sott'olio, lo mettiamo qui in un piccolo mixer dove andiamo a comporre la base della salsa delicata. Metteremo un filo di panna e poi yogurt magro. Eccoci qua, e quindi noi andiamo a frullare il tutto per bene. Ok,
vedete che proprio abbiamo la salsa proprio molto liquida, Adesso noi andiamo a metterla all'interno di questa ciotola, dove poi uniamo un po' di maionese e con una frusta andiamo proprio a rigenerare un po' la salsa principale. Bene, eccoci qua, è trascorso il nostro tempo necessario per avere tutti i nostri ingredienti principali e dopodiché cominciamo alla preparazione del nostro piatto, quindi salsa tonnata sulla base. Ora andiamo a tagliare una fetta o due proprio di mozzarella. Quindi adesso noi andiamo a togliere la nostra sfera in questo modo qua, che prendiamo così, appoggiamo sopra in questo modo qua. Ci vogliono anche un po' di colori, i capperi tagliati a spicchi in quattro, un filo di olio, un po' di insalatine, un po' di foglie, poi dopo un po' di erba cipollina, il prezzemolo, basilico e un po' di rucola. Eccoci, questo è il piatto finito, quindi vi invito ad andare a visitare proprio il sito www.ilvitellonebianco.it, dove troverete delle ricette interessanti, ma soprattutto capirete il perché queste carni sono buonissime, sono solo ed esclusivamente razze pure al 100%. Grazie e alla prossima ricetta.